Amici di Valesina TV, ancora al Parco Acquatico Il Dorado di Apira, abbiamo strappato Massimo Albertini, responsabile dell'animazione, da un saporito minigolf acquatico, non so come vogliamo chiamarla. Allora, com'è l'animazione qui al Dorado? Che cosa proponete a partire appunto da questo water golf a giovani e meno giovani? Sì, ovviamente proponiamo attività per tutte le età, quindi abbiamo anche momenti di mini club per i più piccoli, per i grandi c'è ginnastica acquatica, c'è il fitness professionale con istruttrice brasiliana professionale bravissima Sandra, e abbiamo vari giochi e tornei anche con sponsor, magliette e regalo che vanno a Aruba, le magliette Il Dorado 2011, giochi in acqua, giochi a terra, quindi veramente abbiamo dalla mattina alla chiusura attività per tutti i gusti. Quindi, abbiamo visto i bambini che si divertivano molto, insomma, che cos'è particolarmente apprezzata dalla clientela, in particolare dai più piccoli? Dai più piccoli essere protagonisti, che poi non sono solo i piccoli, avete visto, sono anche i grandi, perché l'essere protagonista è l'anima dell'animazione. L'animazione non è spettacolo, facciamo tanti momenti di ballo perché abbiamo delle ragazze bravissime a ballare, brasiliane e italiane, per cui è un bel momento colorato, un bel momento da guardare, però l'animazione è partecipazione, che è essere protagonisti, quindi tutti quelli che sono i giochi, i tornei. Quest'anno abbiamo tiro con l'arco anche, avremo oggi pomeriggio alle 16, per cui è una cosa nuova, e quando una persona è protagonista si sente nella vacanza, nel momento ludico. Qual è la particolarità di fare animazione in una realtà come l'Eldorado, con gli scivoli, con l'acqua, insomma, assolutamente particolare e specifica? Domanda bellissima, perché è stranissimo, ho passato la vita nei villaggi turistici e qui è particolare molto, perché la gente poi non vive qua, viene e va, e con gli scivoli facciamo le gare, abbiamo i Big Twins che sono gli scivoli più lunghi d'Europa, 115 metri, e lì è una gara appassionantissima, ma poi inventiamo gare un po' con un po' di estro negli altri scivoli, per cui ogni giorno è una sorpresa, abbiamo raramente giochi ripetuti. Quindi la lasciamo andare a continuare a far divertire la clientela, insomma. Sì, no, ma mi diverto anch'io, mica solo loro. Il succo dell'animazione è che ci divertiamo noi insieme all'ospite che gioca con noi. Grazie mille.